Dopo mesi di polemiche, di muro contro muro, di accuse reciproche, finalmente l'intesa è stata trovata. Anche se ufficiosa e non ufficiale, tra i sindaci del piano di ambito A4 è stato raggiunto l'accordo sullo schema di convenzione. La pace è stata siglata grazie ad alcune concessioni fatte da Avellino, comune capofila, ai comuni minori, in particolare quegli 8 dissidenti vicini all'UDC. In sostanza, il potere del capoluogo verrà bilanciato dalla presenza di un vice coordinatore e di un vicepresidente che saranno indicati dai centri più piccoli dell'ambito. L'intesa è di massima, ora bisognerà passare ai dettagli. Di certo, prima che la convenzione sarà operativa, passeranno altri mesi. Noi abbiamo convenuto con il comune capofila, nella persona del sindaco e del vice sindaco, con delega ai servizi sociali, la Verde, abbiamo trovato un'intesa che praticamente dovrebbe portare ad un accordo con la riunione di stamattina. Speriamo che tutto vada al meglio, perché in effetti l'erogazione dei servizi sui territori in questo momento è stata sospesa, ed è un fatto abbastanza grave che accade tutto questo in un momento particolare, insomma. Noi abbiamo tutta la disponibilità a dialogare e a confrontarci. Certo, se la devo dire tutta, sarebbe stato meglio, secondo me, ma sta cosa non si è voluta, che la città di Avellino poteva praticamente agganciarsi al consorzio con il dovuto peso che la città merita attraverso la presidenza, i consigli di amministrazione. Si andava a utilizzare una struttura già esistente. Viceversa, in questo momento, pur trovando l'accordo, bisogna un poco organizzare il tutto, non si parte da zero. La cosa è abbastanza impegnativa. E tra i dettagli da mettere a punto, che poi un dettaglio non è, c'è anche quello che riguarda i lavoratori presenti in massa questa mattina alla riunione che si è tenuta presso il comune di Avellino. I sindacati hanno chiesto di inserire una clausola di salvaguardia nella convenzione per i 22 dipendenti che in questi anni hanno prestato servizio per il consorzio. Va anche sottolineato che al momento l'erogazione delle prestazioni è sospesa e che il contratto dei lavoratori è scaduto il 31 dicembre. Noi chiediamo innanzitutto la rivendicazione di una legittimità dei rapporti di lavoro di questi lavoratori che per oltre 12 anni hanno lavorato presso l'ex consorzio e che oggi rappresentano anche il riferimento territoriale per molti servizi erogati. Sappiamo bene quelli che possono essere le difficoltà, perché abbiamo una scadenza contrattuale e quindi occorre rifare nuovamente i contratti. Chiediamo una legittimità di questi contratti nuovi e trovare insieme anche quello che può essere il metodo migliore secondo quelle che sono anche le normative vigenti.